Benvenuti in un nuovo episodio di Scuola di Droni. Oggi andremo a vedere 7 riprese cinematografiche. Le andremo ad effettuare col DJI Mavic Mini. Ovviamente tutte queste riprese le potete effettuare con qualsiasi altro drone. Avrete sia la visuale del Mavic Mini sia la visuale dalla GoPro sul radiocomando, in modo tale da poter vedere i movimenti dei joystick e poter replicare le riprese in modo facile. Inoltre andremo ad inserire in qualche ripresa la modalità cinematica, in modo tale da avere il drone un pochino più lento e più stabile, facilitando la nostra ripresa. Iniziamo subito a vedere queste 7 riprese cinematografiche. Alle mie spalle ho una bellissima chiesa in mezzo al nulla e la riprenderemo in 7 modi diversi. Prima di iniziare andiamo a vedere i vari comandi, ovvero il pitch. Avanti, indietro farà inclinare appunto il drone in avanti oppure indietro, facendolo andare avanti o indietro. Semplicemente avremo il roll, che farà inclinare il drone lateralmente. Dopodiché avremo lo yaw, che farà semplicemente girare il drone su se stesso. E poi avremo il throttle. Il throttle farà salire o scendere il nostro drone. Armiamo i motori e via. Siamo pronti per andare ad effettuare la prima ripresa a un vanish shoot. Ora ci siamo portati in questo punto, in un punto abbastanza basso. È veramente molto semplice da andare a realizzare, perché basterà partire da un punto basso e poi andare avanti, e nel mentre si va avanti, quindi un po' di pitch, andiamo a dare un po' di throttle e poi ci si alza semplicemente, in modo tale da andare a scoprire il panorama circostante. Ed ecco qua un vanish shoot, molto semplice da effettuare come ripresa, ma ha veramente un impatto non indifferente sul nostro video. La prossima ripresa che andremo ad effettuare è look up shot, ovvero il nostro drone dovrà essere rivolto verso il soggetto che vogliamo andare a riprendere con la videocamera puntata verso il basso. Dopodiché andiamo avanti e con la rotella andiamo a sollevare la nostra gimbal, ed ecco qua che piano piano il nostro soggetto entra nell'inquadratura e andremo anche qui a svelare il paesaggio circostante. Guardate che bella, molto di impatto e anche qua molto semplice da realizzare. La prossima ripresa che andremo ad effettuare è pull back shot, ovvero dovremo andare all'indietro in modo tale che il paesaggio venga svelato piano piano. Come andiamo a fare? Basterà portarci avanti, portare la nostra gimbal verso l'alto, cioè orizzontale, e poi si va all'indietro, facendo molta attenzione che non ci siano ostacoli posti sul retro del drone. Ed ecco qua la nostra ripresa, veramente molto molto carina, perché vedremo tutte le immagini che verranno svelate, in questo caso la chiesa. Ed ecco qua, e piano piano potremo anche alzare il drone, quindi dare un po' di throttle. Ed ecco qua, molto molto carina, direi coinvolge davvero molto lo spettatore. Un'altra ripresa molto semplice e molto carina da realizzare è head over shot, ovvero ci portiamo sul soggetto o accanto al soggetto che vogliamo riprendere, dopodiché ci abbassiamo. Non è questa la ripresa che andiamo ad effettuare, esattamente qua su questo angolino. La gimbal dovrà essere a 90 gradi col terreno. Ci abbassiamo, ci abbassiamo, ci abbassiamo, ok, e dopodiché ci alziamo e diamo leggermente un po' di yaw. Guardate, ci alziamo, iniziamo a ruotare dando leggermente un po' di yaw. Ed ecco qua la nostra ripresa. E il nostro soggetto anche qua piano piano viene svelato. Basterà solamente dare un po' di throttle e un po' di yaw verso sinistra o destra. Ed ecco qua.
La stessa ripresa l'avremmo potuta effettuare partendo direttamente da sopra il campanile. Ora la proviamo. Ci portiamo esattamente sopra, forse è ancora più d'effetto. Ok, vi consiglio di mettere le varie griglie per fare queste inquadrature in modo tale da essere più precisi possibili. Ci portiamo sopra. Andiamo giù, andiamo giù. Ok, e ora ci alziamo e diamo un po' di rotazione. Ed ecco qua la nostra ripresa. Lo yo deve essere costante. Cambio batteria e si riparte. Ora andremo ad effettuare cam crane shot. Cosa significa? Significa che ci portiamo più o meno sullo stesso livello del nostro soggetto, dopodiché diamo un po' di pitch, un po' di throttle. E ci alziamo fino a quando non siamo più o meno a questa altezza del soggetto e piano piano andiamo a ruotare la gimbal verso il soggetto. Ed ecco qua la nostra ripresa. Guardate, piano piano senza fare scatti con la gimbal, e andiamo giù 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 ora e bam, ecco qua la nostra ripresa effettuata. Fino a quando arriviamo a 90 gradi e ci fermiamo perché poi si vedrà lo scatto della gimbal. E questo era Cam Crane Shot. E ora andremo ad effettuare la ripresa che più preferisco, ovvero Curse Lock Shot. È una ripresa abbastanza complicata, infatti vi consiglio di andare a mettere la modalità C, ovvero Cinematic, in modo tale da rendere i movimenti del drone più morbidi. Per fare questo dovremo dare sia roll sia pitch, quindi una via di mezzo, e poi dovremo andare a dare dello yaw. E poi avanti così fino a quando non completiamo il giro. E questa ripresa è davvero la mia preferita. Guardate che intensità ha. Dovremo cercare di avere sempre un raggio costante con il campanile in questo caso o il nostro soggetto. Guardate che bella. E diciamo con la modalità cinematic è veramente semplice da realizzare. Mi dà un po' di allerta per il vento forte, ma nulla di che, o almeno spero. Potremmo effettuare questa ripresa anche a varie altezze. Ora abbiamo fatto un giro, ci potremmo spostare un pochino più in basso in modo tale da avere tutte le montagne, il paese a vista. Ok, e ora rifacciamo un altro giro. Guardate che spettacolo. Questa ripresa vedrete che con un po' di allenamento riuscite a farla senza nessun problema. Magari scaricate due o tre batterie e provate, provate. Guardate che effetto che ha questa ripresa. Ora c'è anche qualche raggio di sole che entra nella videocamera. Bellissima. Magari un po' più alti dove c'è la croce. Guardate che intensità ha questa ripresa. Ok, basta perché ho capito che è la mia preferita, ma non posso concentrarmi solamente su questa. Per cui passiamo all'ultima ripresa. L'ultima ripresa è molto semplice da realizzare perché sarà la ripresa slider. Mettiamo in modalità sport per questa ripresa. Ovviamente fate sempre molta attenzione ai vari ostacoli che possono essere attorno a voi, quindi prestate sempre la massima attenzione. Slider shot. In pratica basterà usare solamente il roll. Magari inquadriamo il paesino, ci spostiamo verso destra e boom, ecco la nostra chiesetta, proprio come uno slider. Magari abbassiamo leggermente un po' la gimbal ed ecco fatta la ripresa slider shot. Molto comoda, efficace e semplice da realizzare. Abbiamo finito le nostre riprese
E il video che avete visto all'inizio di questo episodio è stato fatto appunto con le riprese che avete appena visto. Ovviamente tutte queste riprese possono essere fatte sia come abbiamo visto, ma anche reverse. Quindi se abbiamo visto una ripresa che andiamo avanti e puntiamo la gimbal verso il basso, la stessa cosa potremmo fare andando indietro e poi alziamo la nostra gimbal verso l'alto. Provate anche voi a riprodurre queste tecniche e vi aspetto sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato a inquadrare un soggetto da più punti di vista e poi montare un video, come vi è venuto? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Seguitemi sempre su Instagram per sapere cosa combino in tempo reale e su Telegram per non perdervi alcuna offerta di tecnologia e non. E acquistando dai link risparmierete e supporterete anche il canale. Grazie a tutti della visione. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.